Salve a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento settimanale con la rubrica Webcam Caffè dell'Identità di Clio. Oggi vogliamo presentarvi il libro da letterato a professore della Regia Università di Marcello Verga, docente di storia moderna all'Università degli Studi di Firenze, un volume pubblicato da Palermo University Press per la collana Frammenti. Insieme all'autore e all'editore Antonino Giuffrida interviene il professore Jean Bouthier, directeur d'études all'École des hautes études en sciences sociales. Buona visione. Cari amici, benvenuti a Webcam Caffè. Oggi presentiamo il libro del professor Marcello Verga, professore di storia moderna all'Università di Firenze. Il titolo di questo libro è Da letterato a professore della Regia Università, come sottotitolo Le Accademie a Palermo nel XVIII secolo. Un libro pubblicato nella nostra collana di Frammenti. E insieme all'autore interverrà il professor Jean Bouthier, directeur d'études all'École des hautes études sciences sociales, e al quale diamo subito la parola per dirci qualcosa sopra questo libro di Marcello. Ho letto con grande piacere il libro di Marcello Verga sulle accademie palermitane e più in generale sul movimento accademico in Sicilia nel Settecento. Dimostra prima di tutto che questo argomento delle accademie, che è molto vivace, almeno dagli anni 70, continua a essere un campo molto innovativo nella ricerca storica. L'ho letto con grande piacere perché dà elementi di discussione su vari settori dell'indagine storiografica. Prima di tutto si presenta come uno studio localizzato, si tratta della Sicilia, visto attraverso il suo capoluogo, Palermo. E il problema della costruzione, insomma, di uno spazio italiano e anche europeo del sapere, grandi problemi nel Settecento. Secondo argomento che mi sembra importante è il momento. Il libro si presenta come una riflessione sulla specificità del Settecento, tema che potrebbe essere molto banale, ma riprende un'espressione importante dello storico della scienza americano Roger Hahn, che aveva chiamato il secolo dei lumi il secolo delle accademie, e Marcello riprende in modo molto chiaro e dà elementi importanti per precisare questo periodo, che è un periodo di rinnovamento di contenuti culturali, di cambiamento della vita accademica. E questo è molto chiaro in questo caso siciliano. È un momento dove si sviluppa l'idea dell'utilità del sapere, l'introduzione nella discussione accademica in modo molto più largo che nei secoli precedenti di argomenti scientifici. Quindi un ruolo delle accademie che prepari in qualche modo alla riforma dell'università, e questo è uno dei fili rossi del libro. Terzo forse elemento del libro che permette di riflettere su questo fenomeno è il cambiamento della figura del letterato. Letterato pensato almeno dal tardo Rinascimento, dal Cinquecento, come uno che partecipa al dibattito culturale attraverso la struttura accademica, attraverso la vita di accademia. E questo letterato nel Settecento si trasforma mano a mano in un si professionalizza. E questo libro è anche una riflessione su questo processo di professionalizzazione della professione culturale e la nascita di questa nuova figura in Italia molto importante del professore d'università. E questi, secondo me, tre temi sono molto importanti e prima di tutto vorrei un po' riflettere all'inizio forse della nostra conversazione sul
sui legami della Sicilia, dell'Italia e dell'Europa. L'Accademia è un'istituzione che ha vari aspetti. L'Accademia è prima di tutto, dal Rinascimento, un'istituzione locale che costruisce la vita intellettuale e culturale in una città o in un paese. A volta ci sono anche accademie, per riprendere l'espressione di Giorgio Chittolini, in quasi città, in questi piccoli centri urbani, dove c'è una piccola elite locale che crea un'accademia. L'accademia quindi è l'organizzazione locale della vita culturale e intellettuale. Beh, nello stesso tempo, durante il Seicento e ancora di più con il Settecento, l'Accademia diventa un nodo di reti molto più ampie e larghe che vanno al di là della città, al di là delle regioni, cioè degli stati di antico regime, e forse a volte al di là della penisola italiana stessa. L'Accademia diventa in modo senz'altro più massiccio delle logge massoniche, ad esempio, che si sviluppano nello stesso periodo, l'Accademia diventa uno strumento di aggregazione, di messa in relazione dei gruppi intellettuali a livello italiano e anche a livello europeo. E questo si vede molto bene. Questa è una cosa molto importante. Ci sono alcuni punti molto importanti che ha sottolineato il professore, questa creazione di reti. Marcello, che cosa dici a questo proposito? Innanzitutto ringrazio Jean Boutier per quanto ha detto finora e per la lettura così acuta che ha fatto partendo da alcuni spunti del mio lavoro. Sicuramente questo tema delle reti e al tempo stesso della legittimazione dello spazio accademico cittadino in un contesto più ampio, sono due punti che mi hanno interessato. C'è una forte partecipazione dello spazio accademico cittadino, che all'inizio del Settecento è uno spazio molto piccolo, che rappresentano un po' le istanze culturali dell'elite locale, del patriziato, della nobiltà palermitana. Ecco, c'è però al tempo stesso la partecipazione di questo spazio e la sua legittimazione in uno spazio più ampio, come giustamente ricorda Jean Boutier. Italiano si vede anche dal nome delle accademie che si aprono a Palermo. L'Accademia del Buon Gusto riprende il progetto muratoriano ed è evidente il tentativo e l'accostamento dello spazio accademico palermitano in un contesto di creazione di uno spazio letterario italiano. È il progetto cui alcuni centri di letterati in Italia avevano collaborato in risposta proprio ai letterati francesi, al famoso Dominique Bourse, che aveva sottolineato la decadenza della cultura italiana tra fine Seicento e primo Settecento, e non a caso due volumi curati da Orsi, dal marchese Orsi, rispondono a questa accusa di decadenza, sottolineando la necessità di una riscossa dello spazio letterario italiano sotto la guida o comunque nel contesto poi della proposta muratoriana del Buon Gusto. E non a caso quindi a Palermo avremo l'Accademia del Buon Gusto, poi avremo una colonia dell'Accademia Colombaria, dell'Età Colombaria Fiorentina, poi questi rapporti con le accademie e lo spazio dei letterati fiorentini. L'inserimento, ecco, di questo spazio in una rete molto forte, si vedrà anche con l'Accademia di Agricoltura, dove è evidente il rapporto con la grande agronomia europea, le accademie di agricoltura, in particolare con quella fiorentina. Quindi, ecco, questo tipo di lettura è uno come dire, dei profili che ho cercato di seguire in questa storia degli spazi dei letterati cittadini. Ecco, è una storia di uno spazio letterario, spazio di un'elite dei letterati e la loro trasformazione in questo secolo breve ma denso. Mi sembra questa una cosa molto importante e che ribadisce sempre di più
questa realtà europea delle accademie, professore. Professore Bottier. Vorrei forse precisare qualche punto che mi sembrano importanti. Marcello ci dimostra molto bene come con la creazione nel 18 dell'Accademia del Buon Gusto e del 19 dei Geniali c'è proprio una svolta nell'andamento, diciamo, culturale siciliano. È un momento di collegamento con realtà che vanno al di là della Sicilia. Avevo guardato, ad esempio, il fatto che, diciamo, dalla seconda metà del 600 molte accademie chiedono ad illustri letterati di essere aggregati alla loro accademia e senza stupirsi vediamo come Muratori viene aggregato nel 32 ai Pastori Ereini, nel 40 all'Accademia del Buon Gusto, stessa cosa per Giovanni Lammi, che anche lui membro del Buon Gusto nel 55, quindi collegamenti a livello italiano. Si potrebbe anche, come dire, rinforzare la dimostrazione di Marcello utilizzando la rete arcadica. C'è una colonia dell'Arcadia, la colonia Oretei, che viene aperta proprio nello stesso momento, 1721, se non sbaglio, a Palermo, e con subito delle sottocolonie a Marsala del 28 e così via. Una domanda che vorrei fare a Marcello, che mi è venuto leggendo il suo libro. Vediamo come la Sicilia si inserisce in uno spazio culturale europeo. A questo punto vorrei sapere se non ci sarebbe, diciamo, una spinta venendo dalla Sicilia per attrarre i viaggiatori stranieri. Si sa, con lo studio dell'Elenthusé, pubblicato qualche anno fa adesso, nel penso 55, sui viaggiatori stranieri in Sicilia nel 700, come la Sicilia non viene visitata in modo importante fino agli anni 60 del 700. E quindi vorrei sapere se ci sarebbe qualche collegamento con questo andamento culturale della Sicilia che si propone adesso come una parte forte del continente culturale europeo. Mi sembra questa, Marcello, che sia una domanda molto stimolante. Direi di sì. Grazie, Jean, per la question. Che come dice Nini Giuffrida, question stimolante. Non è un caso che a Palermo, in Sicilia, a Malta, cioè in queste zone del Mediterraneo, dalla seconda metà del XVIII secolo. E certo il rafforzamento delle reti accademiche, delle relazioni intellettuali. E da un lato anche il processo europeo, ecco, della cultura europea, ma c'è anche sicuramente il rafforzamento delle reti intellettuali tra letterati. Per esempio i Bianchi a Palermo insieme a D'Angeli ci rimanda una serie dei nodi di rapporti, reti e relazioni che sono di accademie ma anche di logge massoniche. Ecco, non è un caso che allora troveremo, come dire, una scoperta della Sicilia da parte dei viaggiatori, quando queste reti accademiche, ma al tempo stesso reti massoniche si salderanno, ma siamo negli anni 60. Ecco, quindi mi sembra la domanda che ha posto Jean Boutier sollevi un problema reale. Io me lo sono posto non in maniera molto aperta, non ho dato una risposta aperta, ma secondo me dagli anni 60 in poi è darsi che sono accademici ma e massonici insieme. Quindi massoneria e accademia. Sì. Professore Bottier, questo collegamento come le sembra? Lo condivide? È un punto importante che Marcello ha aperto, che non ha documentato molto nel suo libro, perché un'altra fascia poi è abbastanza conosciuta con gli studi di Giuseppe Giarizzo,
questa massoneria a livello siciliano e soprattutto a livello europeo. Insomma, il suo grande libro ha portato molti elementi importanti alla conoscenza della massoneria come fenomeno europeo. Ma vediamo che ci sono, se non sbaglio, dei collegamenti importanti, anche dirette, tra massoneria e mondo accademico. Se non sbaglio, una delle colonie, non mi ricordo più se Caltagirone, Gangi, negli anni 70 del 700, che in parte creata o da massoni o legate direttamente a massoni nella città stessa. Certo. Io, tra l'altro, per quanto riguarda soprattutto il mondo dei viaggiatori, abbiamo cercato di esplorarlo. Il professore Cometa ha affrontato il tema di Goethe in Sicilia con tutti i suoi collegamenti. Emerge con forza questo fortissimo rapporto con la massoneria. Tra l'altro, lo stesso orto botanico viene costruito, viene adornato da un architetto francese massone, ed è ancora oggi pieno di simboli massonici, e quindi rappresenta chiaramente questo stretto collegamento. Attenzione, è una massoneria profondamente diversa da quella che portò avanti poi Garibaldi e gli altri, che la trasformarono completamente in un partito politico, diciamo, da questo punto di vista, ma è veramente un collante che quasi sempre si legge in filigrana, possiamo dire, in maniera molto faticosa, ecco, perché mancano soprattutto le lettere e le corrispondenze. Professore Berga, ma il passaggio poi del collegamento tra accademia e università, perché praticamente l'università nasce proprio palermitana, affonda le sue radici in un'accademia, no? Certo. Cioè, qui si legge molto bene il rapporto tra uno spazio accademico cittadino e iniziative che hanno come attore principale un governo centrale, cioè Napoli. Ecco, qui io credo che quello che mi interessava è notare come la nascita di una regia universitaria, di una regia universitaria di studi, incida profondamente nel ricreare o nel ricollocare gli attori dello spazio cittadino. Questo non c'è dubbio, cioè l'apertura di insegnamenti, la ricerca di professori che vengano da fuori, in qualche modo cambia lo spazio letterario, lo spazio delle accademie cittadine. E non sono gli accademici locali che diventano tutti professori. E quando succede, come nel caso di Vincenzo Emanuele Sergio, l'esito non è positivo. E quindi quello che mi interessava è vedere come l'istituzione di un'accademia cambia la strutturazione dello spazio accademico cittadino. E quindi il rapporto non è un rapporto, come dire, che vede come attore centrale lo spazio locale, ma vede come attore centrale l'istituzione, cioè la volontà di costruire un'università che cambia lo spazio del letterato cittadino. Tra 7 e 800, insomma, sì. Ne cambia i contenuti, ne cambia gli interessi, ne cambia gli attori, perché se pensiamo all'arrivo del matematico che il professor Giuffrida, l'astronomo, ha così bene studiato, con lo spazio letterario palermitano, insomma, o la fine appunto dell'insegnamento di Vincenzo Sergio, per esempio, che è. Cambia, ecco. L'istruzione dell'università cambia lo spazio dell'elite locale. Certamente questo del ruolo degli accademici nell'ambito dell'università cambia radicalmente. Penso che possiamo concludere con il professore Bottier proprio sopra questo problema della nascente università e del peso che gli accademici hanno nel formare la nuova elite,
perché l'università è anche alla base della formazione della nuova elite sulla quale si costruirà anche l'unità d'Italia. Quello che mi ha stupito, devo dire, nella proposta di Marcello è di studiare questo fenomeno su una durata abbastanza lunga nel Settecento, partendo dalle accademie, mettendo avanti anche la nascita importantissima per le elite dei collegi per nobili, collegio gesuitico, collegio dei teatini negli anni 20-30. La professionalizzazione di letterati con la nascita di giornali letterati per arrivare alla fine con l'università. Quindi l'università non esce soltanto da una volontà dello Stato, da una volontà del centro di imporre un nuovo modello, ma anche dalle esigenze delle elite locali, palermitane in questo caso, di sviluppare competenze che non potevano acquisire prima. Potevano acquisirle all'interno forse della vita accademica, ma in modo molto coerente, molto meno sistematico che attraverso un piano di studio, come può svilupparlo, un'università. Sì, questa è una cosa molto importante che secondo me Marcello dovrebbe ulteriormente approfondire. Grazie a tutti di questa bellissima conversazione. Arrivederci. Grazie molto, grazie molto. Grazie, John.